Amici di Itinerari, siamo a Bellante, in questo bellissimo, accogliente, grazioso paesino della provincia di Teramo, dove si sta svolgendo l'ottava edizione della Sagra della Lumaca. Ma non c'è solo la lumaca in questa sagra, ci sono tantissime e buonissime pietanze da assaggiare, della bella musica, e quindi andiamo insieme a scoprire i segreti della Sagra della Lumaca. Ma c'è un profumino delizioso in questa cucina, ci sono delle tagliatelle, che cosa sono? Tagliatelle al farro? Sì, con lumache e un sugo fatto con lumache e pomodoro, banale, normale. Hanno un aspetto veramente meraviglioso. Sono tutte robe di verdure, tutti gli aromi, di tutti i tipi. E poi si cuoce, si fa rosolare, poi si mette il pomodoro. Complimenti, questa sagra ormai è arrivata all'ottava edizione, quindi vuol dire che sono veramente buone. Sì, sì, lo so, questa è una tradizione che ha iniziato, adesso continua pian piano, va sempre aumentando. Ma lei quando cucina le lumachine le assaggia pure due? Sì, per forza, se no non sai se sono buone, ci vuole il sale, capite? Boh, ci vanno un po' tutti gli aromi. Qui abbiamo Lucio che sta preparando un piatto di pennette alla bellantese. Qual è la ricetta di queste pennette? La ricetta è macinato misto con un ingrediente segreto, pisellini. Come segreto? Che vuol dire segreto? Perché c'è un tipo di carne che non diciamo, che è proprio che andava nel Medioevo anche qui, poi è stata aggiunta la pasta nell'Ottocento, però è una ricetta che è nata nel 1970 dall'albergo Rosalpina che c'era. Ecco, quindi a Bellante ci sono anche segreti, misteri, ancora più affascinante questa sagra della lumaca. Penso da qualsiasi parte hanno un piccolo segreto da nascondere, insomma. Signora, buonasera, cosa cucina di buono? Noi facciamo le frittelle, facciamo la sezione fritti da questa parte. Ah, qui ci sono proprio tutte le frittelle, anche patatine fritte, giusto? Formaggio fritto, la frittella farcita col prosciutto, le patatine. Sono molto gradite le frittelle. Ma a parte le frittelle, anche le lumache, che sono un cibo un po' ricercato, un po' particolare, le pennette alla bellantese, le salsicce, gli arrosticini, come ogni anno ci diamo da fare, sperando di portare alto il nome del nostro piccolo paese. Dalle lumache alle pennette sino ad arrivare agli arrosticini, questa sagra è piena di sorprese e di segreti. C'è un segreto particolare? Perché dicevamo lì delle pennette che c'era un segreto che non si poteva svelare. Anche gli arrosticini hanno dei segreti per essere così buoni? Sì, sì, gli arrosticini hanno pure dei segreti che non possiamo svelare. È un prodotto che facciamo ormai da anni anche noi qui, una macchina tradizionale con il carbone. Però già dal prossimo anno proveremo a cambiare qualcosina. Ma non solo arrosticini, anche altri tipi di carne, quali? Sì, qui oltre agli arrosticini facciamo le salsicce, però e quindi già sulle salsicce la cottura è cambiata, la facciamo diversa dal carbone. Salsicce di carne, anche di fegato? No, solo di carne le salsicce. Presidente della Proloco, signor Dino, la vedo molto attivo, la vedo andare di qua, di là, insomma, è veramente impegnato. So che quest'anno la sagra c'ha una novità, ci vuole dire quale? Ma l'unica novità di quest'anno è che praticamente quest'anno siamo Proloco e non più associazione, anche se questa sagra è stata ideata da Bellante Inn e la Proloco sta facendo in collaborazione con Bellante Inn, perché ormai Bellante Inn aveva tutte le attrezzature e tutti i mezzi per poterla fare andare avanti, quindi in grande collaborazione stiamo andando avanti, stiamo facendo questa cosa, stiamo dando un seguito a quello che Bellante Inn ha creato in tutto questo tempo, in questi anni. Complimenti per il suo mandato di presidente della Proloco, una novità anche questa. Eh sì, mi hanno voluto, non è stato un mio interesse, però anche perché abbiamo fatto le cose ben riuscite e quindi di conseguenza mi hanno voluto dare questo incarico che non è poi così semplice. Immagino, ma i risultati della sagra sono talmente positivi che vuol dire che anche nonostante le difficoltà comunque avete fatto un grande lavoro. Guarda, la sagra dal primo anno, questo è l'ottavo anno, dal primo anno siamo andati sempre a raddoppio, sempre, anche quest'anno le prime tre sere abbiamo raddoppiato le presenze, stasera ancora non sono in condizione di poterlo dire, ma guardando così a prima vista devo dire che
anche quest'anno abbiamo stasera addirittura invaso la piazza, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Sindaco, la sala stracolma alle nostre spalle, parla da sola, ci dice che la sagra delle lumache di Bellante è veramente una sagra vincente. Sì, e non si direbbe, perché le lumache sono un piatto che può sembrare un po', come dire, elitario e soltanto per buon gustai. In realtà questa sera abbiamo capito che i buon gustai sono tantissimi e ci fa piacere, perché questa è una iniziativa veramente unica, penso, nel panorama provinciale, non so se anche regionale, e noi ci teniamo a che vada avanti anche negli anni prossimi e naturalmente continui a crescere così come è cresciuta negli anni passati. C'è anche una grande partecipazione da parte della comunità di Bellante, tutti si danno da fare per la buona riuscita di questa sagra, ho visto una grande collaborazione, è vero? Certo, qui a questa iniziativa, a questa manifestazione collaborano persone che vanno dalla terza età fino alla giovanissima età. Ci sono tanti ragazzi che servono, lo fanno in maniera del tutto gratuita e si impegnano per il paese, e loro costituiscono anche una grande risorsa per il futuro di questo paese, e cominciando ad impegnarsi così giovani cerchiamo di creare in loro anche un amore per il proprio territorio, in maniera tale che un domani magari potranno trovarsi al posto mio a fare un'intervista come quella di questo momento. E senz'altro questa sagra crescerà sempre di più, perché è l'ottavo anno della sagra, il secondo anno del suo mandato come sindaco in questa sagra. Sono convinta che più passeranno gli anni e più la sagra con questo spirito diventerà sempre più grande. Lo speriamo, noi ce lo auguriamo. Io in realtà venivo anche quando non ero sindaco e partecipavo. E le mangiava le lumache? Io onestamente non le mangio, diciamo che non è uno dei miei piatti preferiti, se devo le mangio, ma insomma se posso mangio altro, ma ciò non toglie che comunque sia una iniziativa davvero lodevole, e crescerà senz'altro, perché noi continueremo a sostenerla nei prossimi anni, così come abbiamo fatto quest'anno, abbiamo fatto l'anno scorso, e quindi ci sono tutti i presupposti perché diventi un evento veramente di punta nel panorama provinciale. Teresa Di Berardino, vice sindaco, è vero che questo è uno degli eventi più importanti del calendario estivo? Certo che noi siamo contentissimi, che qui a Bellante, un paesino piccolo, un bellissimo borgo medievale, però diciamo che in questi giorni veramente il paese si ravviva, si crea festa, si crea movimento, i ragazzi sono molti ragazzi del posto sono impegnati e aiutano la manifestazione servendo ai tavoli. Il piatto in voga sono le lumache. Il guazzetto di lumache e tagliatelle di farro con le lumache, diciamo che le donne e anche gli uomini di buona volontà, tanti della Proloco e di Bellante Inn, da mesi si preparano per questa sagra, perché sappiamo che il piatto è uno dei piatti più difficili da cucinare e più delicati. Presidente Renzo Di Sabatino, lei le mangia le lumache? Come no, le mangio, sono un prodotto della nostra terra, quindi sì, le mangio. Poi la sagra è una delle sagre più importanti della provincia di Teramo, per cui quantomeno per dovere le dobbiamo assaggiare. Poi tra l'altro lei è proprio di Bellante, giusto? Sì, io sono non nato a Bellante, perché sono nato all'estero, però ho fatto tutta la mia infanzia qui e poi sono stato sindaco di questo paese, fino a lasciare poi ad altri più bravi sicuramente di me. Quindi è particolarmente affezionato a questa sagra e possiamo dire che è veramente una sagra che sta riuscendo alla grande. Sì, perché è una sagra che è amata dai cittadini, perché è fatta da loro, è un'associazione questa che funziona perché è fatto di tanto volontariato, ma di persone che stanno in mezzo agli altri, quindi assolutamente sì. Non esiste l'amore, è soltanto una favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore non mi sento ridicolo, sono pazzo lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò.